speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. E ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per il dono di essere qui oggi, di sederci intorno alla tua mensa. Questo matrimonio è come una festa di matrimonio, perché il Regno dei Cieli è un banchetto di nozze dove tutti gli invitati si siedono a tavola, e oggi ci viene data la portata migliore, la tua parola, o Signore Gesù, che ci sana, ci salva, ci guarisce, ci libera, e poi il tuo corpo e il tuo sangue. Ci sediamo, Signore Gesù, a questa doppia mensa per ricevere tutte le grazie e tutte le benedizioni. Signore, anche oggi è la festa dell'Ascensione, la festa che ci prepara al dono dello Spirito Santo. Dono dello Spirito Santo che vogliamo invocare già da adesso, perché vogliamo andare oltre il rito, il culto. Vogliamo, Signore Gesù, che in questa Eucaristia ciascuno di noi possa fare esperienza di Te, esperienza di resurrezione. Nella preghiera di lode ci hai detto: esultate, popolo, perché io vengo a vendicare i nemici. E sappiamo, Signore Gesù, che la vendetta adesso è il perdono, l'amore. E prima di iniziare il rito penitenziale, dove noi chiediamo perdono a Te, noi chiediamo perdono a Te per i nostri peccati, ma Tu sei stato chiaro: quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro perdoni le vostre colpe. E allora ecco, Gesù, la necessità di dare il perdono, chiedere perdono. E quale cosa migliore? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi convincerà di peccato. Perché molte volte il problema è che noi siamo sempre gli innocenti, sono gli altri cattivi. È lo Spirito Santo che ci convince che noi abbiamo la nostra parte di colpa, che vogliamo mettere qui sull'altare. E allora vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Tu sei il mio riposo, la mia libertà.
facciate, agite con cuore come per il Signore e non per le persone, sapendo che riceverete dal Signore come ricompensa l'eredità. Servite al Signore Gesù. Grazie. Dalla lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetti 23-24. E ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per questa parola. Signore, questa parola evidenzia il nostro peccato, il peccato che forse non confessiamo mai, è quello di cercare l'approvazione degli uomini. Cerchiamo l'approvazione degli uomini, cerchiamo la conferma, cerchiamo che gli altri ci vogliono bene, magari per questo facciamo delle cose che forse non ci piacciono o che proprio per contentare gli altri. Ma questo significa prostituzione del cuore. Grazie a Gesù perché ci dice servite il Signore e qualunque cosa fate, fatela per il Signore. Quello che si diceva, mettere te al primo posto, al di là poi delle varie alleanze che ci sono con parenti, amici e anche nemici, perché no, perché quelli ce li vogliamo tenere buoni. E allora Signore, ti affidiamo questa nostra insicurezza, questa paura, questo peccato, Signore Gesù, di cercare alleanze. E sappiamo che quando gli ebrei cercavano alleanze con l'Egitto, con gli Assiri, con i Babilonesi, andava sempre peggio. Signore, ci inviti ancora una volta a fidarci di te e quindi ti chiediamo perdono. Thank you.
preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché è terribile il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria,
vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi è chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
al Signore sempre. Don Francesco mi diceva di fare la catechesi, ma io ho pregato di poterla fare durante la messa, perché in fondo l'omelia, che è diventato un po' il tormento dei cristiani, è il luogo privilegiato dove Gesù annuncia la sua parola. Il presbiterio, lì l'ambone dove si legge la parola di Dio, è fatto in piedi perché è come una bara messa all'impiedo dove Gesù risorto ha proclamato. Noi abbiamo visto che sono alternati due uomini e due donne alle letture, ma ci dice il Concilio Vaticano II che lì parla Gesù. Noi prestiamo la voce a Gesù. Gesù parla al suo popolo. Quindi questa parola di Dio che abbiamo ascoltato è Gesù che ha parlato a noi. E adesso il mio compito, il prete, in italiano presbitero, che significa l'anziano, l'anziano della comunità, commenta le letture per farle capire meglio, cioè praticamente un po' come si fa ai bambini. Ai bambini cosa fanno? Le nonne li macinano un po' e poi dice: sta arrivando l'aeroplano, apri la bocca, om. E così dovrei fare anch'io, sminuzzo un po' la parola e vi dico: sta arrivando un aeroplano, apri il cuore. La seconda lettura, perché il Signore illumini gli occhi del cuore per comprendere a quale speranza siamo chiamati. La festa dell'Ascensione è una festa importantissima per noi cultori dello Spirito, perché è la festa che prepara a ricevere lo Spirito Santo. Il Vangelo di Luca, cioè gli Atti degli Apostoli, che oggi si dice che è la seconda parte del Vangelo di Luca, nel racconto dell'Ascensione, che racconta solo Luca, di sottofondo c'è un evento, una storia dell'Antico Testamento, addirittura del profeta dei profeti, del profeta più grande, Elia, che ancora gli ebrei aspettano, perché si dice che Elia ritornerà quando arriverà il Messia. Il grande profeta Elia, che sappiamo che è stato assunto in cielo, non c'è una tomba, Elia è ancora vivo. Adesso noi abbiamo anche l'assunzione il 15 agosto, ma nella Bibbia solo due persone ascendono al cielo: Enoch, che campa 365 anni, cioè campa e i giorni perfetti perché camminò con Dio e non muore. Chi cammina con Dio non muore, così sarà anche per noi. Per noi la nostra morte, se camminiamo con Dio, sarà come quando io vado in sacrestia, mi tolgo quest'abito e vengo fuori. Così sarà la nostra morte, togliamo l'abito del corpo e andiamo incontro a Gesù. Bellissimo. Comunque bisogna camminare. E l'altro è il profeta Elia, che ha un discepolo che si chiama Eliseo. E loro, Elia sta come gli elefanti che quando capiscono che stanno morendo vanno verso il cimitero. E così Elia ha capito che il Signore lo sta chiamando, si è preparato e va verso Betabara. È il luogo dove gli ebrei fecero il guado del Giordano, è il punto più basso della terra, 400 metri sotto il livello del mare. Proprio chi ha la pressione bassa come me non ci può chiedere, è inutile che mi dice bene, no, hai la pressione bassa. E il punto più stava dirigendosi verso Betabara e allora dice al discepolo: guarda che adesso verrà a prendermi il Signore, corri Gesù, verrà a prendermi il Signore e mi porterà via. Che ti devo dare? Che ti devo lasciare? E il discepolo gli dice: dammi 2/3 del tuo spirito. Levati mano la bocca. Dammi 2/3 del tuo spirito. Sei stato esigente nel domandare. Però, se mi vedrai salire in cielo, li avrai. Se no niente.
Perciò cammina, 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 all'improvviso così sarà la nostra morte, altro che cose buie. Arriva una carrozza dal cielo, arriva una bella carrozza dal cielo, arriva giù e ci dice: Acchiana. E Elia sale su questa bella carrozza e va via verso il cielo. Eliseo lo vede e dice: Oh Signore mio, Padre mio! E ce l'ha suo mantello e non lo vide più. Prese il mantello e ricevette i due terzi dello spirito di Elia. E il discepolo, quindi Eliseo, ha fatto le cose che faceva Elia. Quando lui deve attraversare poi il Giordano, lui prende il suo mantello e dice: Ma lo spirito di Elia è con me oppure se mio? Allora io voglio passare. E lui passa col mantello il Giordano. Gli altri profeti vedono il miracolo che ha fatto Eliseo e dice: Lo spirito di Elia è passato ad Eliseo. Questo perché ce lo racconta l'apostolo Luca? Ce lo racconta perché è la stessa storia per noi. Gesù ascende al cielo e ci dona lo Spirito Santo. Se noi pensiamo che Gesù è morto, e tanti ancora lo credono che è morto ed è finita lì, sono tutti cultori del Venerdì Santo, sono quella schiera, quell'esercito di persone devote della croce, per carità, una cosa buona, di Gesù morto, delle passioni, delle piaghe, delle spade di Maria, tutte cose buone, però si fermano al venerdì. Attenzione, il venerdì non ha l'ultima parola, l'ultima parola ce l'ha la domenica, quando Gesù risorge. E allora, ecco qui, salendo al cielo, Gesù ci dà il suo spirito. Ma la condizione per ricevere lo Spirito Santo è credere che Gesù è vivo, perché se noi crediamo che Gesù è morto, morì sotto Ponzio Pilato e ci fermiamo lì, noi possiamo invocare con tutte le canzoncine lo Spirito Santo, possiamo fare l'effusione, possiamo fare tutte le pratiche, ma lo Spirito Santo non arriva, cioè ovvero arriva ma non può entrare in noi, perché la condizione per entrare in noi è credere che è vivo. E ancora noi possiamo dire: vabbè, tanto Signor Uzzo risuscitò, è la domenica di Pasqua, che per tanti è la festa di primavera. Voi sapete che noi abbiamo due grandi feste, la festa d'inverno e la festa di primavera. La festa d'inverno è Natale e la festa di primavera è Pasqua, perché a Natale ne facciamo il regale, a Pasqua ne mettiamo le cose per la prova costume e quindi facciamo tutte queste feste. Invece sono i due misteri principali della nostra, l'incarnazione di Dio e la resurrezione di Dio, quindi che risorgiamo anche noi. Ma questo, attenzione, ci porta anche nella nostra vita pratica. Siamo in una messa di guarigione, dicevo al cardinale di Roma: che succede queste guarigioni? Tutte le messe sono di guarigione, cominciamo. Solo che in alcune messe noi preghiamo specificatamente per la guarigione. Questa è una messa di guarigione, dove noi chiederemo la guarigione del corpo, della psiche e dello spirito. E sappiamo che noi siamo il frutto di tutta la nostra vita precedente, di tutta la nostra famiglia, l'albero genealogico. E noi non siamo delle isole sganciate. Non siamo venuti per opera dello Spirito Santo, senz'altro, ma abbiamo un papà e una mamma, e abbiamo un nonno e una nonna, una bisnonna e un bisnonno, dove ci hanno passato un'eredità. Attenzione, questo è importante, perché Gesù risorge la domenica di Pasqua, però dopo 40 giorni sale al cielo. Come mai 40 giorni? Il numero 40 per gli ebrei non significa 40 vero e proprio, significa un tempo perfetto. Un tempo perfetto dove Gesù
ha continuato a parlare ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, del regno di Dio, che era il tema principale. Il tema principale di Gesù non è il matrimonio e tutte le altre cose che noi, è il regno di Dio, è la parola che si trova più citata sulla bocca di Gesù. Se vi ricordate, abbiamo fatto anche tutto un corso alla Tuil sul regno di Dio, importantissimo, perché la cosa principale di Gesù, regno di Dio, non regno di Israele. Dopo 40 giorni cosa dicono gli apostoli? Signore, ma quando è che ricostruirà il regno di Israele? Dopo 3 anni e 40 giorni che parlava del regno di Dio, loro ancora chiedono il regno di Israele, perché non c'è più sordo di chi non vuole sentire. Gesù parlava di una cosa e loro ne capivano un'altra. E voi volete adesso che capite la mia omelia? Ma figurati, non hanno capito quella di Gesù, dovete capirla voi. Però qualcosa per opera dello Spirito Santo arriverà. 40 giorni, attenzione, in questa messa noi pregheremo per i nostri defunti, per la nostra famiglia, perché quando muoiono i nostri defunti, e per 40 giorni, 40 giorni possono essere anche 400 anni, o possono essere un giorno solo, loro continuano a parlare a noi. Continuano a dirci ancora delle cose. Maria menzionava mamma, mi dicevano così, menzionava nonna. Maria, mi passa le merilla nonna, ci crede? Ci credo, sì, ci credo. Perché il sogno è il luogo più semplice. Perché noi facciamo parte di un gruppo di preghiera, ma il sogno è il luogo più semplice dove i nostri cari vengono a parlarci. E vengono a dirci delle cose che noi dobbiamo capire e dobbiamo prendere. Quando noi li abbiamo capiti e li abbiamo presi, allora i nostri cari potranno salire. Gesù dopo 40 giorni dopo sale al cielo ed ecco la discesa dello Spirito Santo. Noi abbiamo tante eredità bloccate. Nella mia famiglia, scusate se faccio un riferimento, siamo in 4. Quando morirono mio padre e mia madre, li spaintiamo i case. Li spaintiamo, tutti i bichicci, ma l'eredità spirituale cosa picchiò? Tutta io. Perché questo? E se fai che non trate suo e se ne vanno al cimitero? E se fai che ne vanno a chiangere al cimitero? Chi ci vai al cimitero? Devi credere, se oggi, se credete alle mie parole e alle parole di Gesù, sblocchiamo questa eredità, sblocchiamola, sblocchiamo l'eredità di tuo padre, l'eredità di tua madre. Ti ricordi i carismi che aveva tua madre, la mamma Teresa? Ti ricordi i carismi, se ricordi da mamma? Caccio un vedovo allegro. Bello incensiato di tuoi figli, bella vita. Comunque, ti ricordi il nonno, la nonna e tutti quei carismi che avevano, quei talenti che avevano? Questi vogliono passare in te, vogliono passare in te, però c'è una condizione, quella che gli ha detto Elia ed Eliseo: se tu mi vedrai salire in cielo, l'avrai. Se noi crediamo che i nostri defunti non sono al cimitero, lì c'è soltanto cibo per verde, solo questo c'è. Faccio ossa a tutti chi ne riviene, questo c'è al cimitero. Ti puntate pulisciure, puntate cille. E pulite bene la tomba, perché non si dica che la tomba è abbandonata. Città lei, la tomba, quindi pulitela, puntateci i fiori, non c'è niente, non c'è niente. Se noi vogliamo la nostra eredità, lì c'è un corpo che vedrà la resurrezione, ci sono delle ossa che vedranno la resurrezione, ma quello che siamo noi, Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Vita, attenzione, in greco si può dire bios e zoe. Quando Gesù dice vita, non dice bios, cioè la carne, ma dice zoe. La vera vita è quello che hai dentro, che siamo indistruttibili, immortali. Gesù ha detto nel capitolo 10, 47 di Giovanni: voi siete dei,
e lo prende, lo riprende dal Salmo 82:6. Voi siete te, noi siamo immortali come Gesù. Allora, se noi crediamo che i nostri defunti un giorno cenitero, bella donna che ti ha fatto parte, un giorno cenitero, ma sono qui intorno all'altare. Seguono l'agnello dovunque va. Che dice il prete? Ecco l'agnello di Dio. Tutto caso. Qui siamo al sud. Vi ricordate Natuzza Evolo? Natuzza Evolo, ignorante come era, buona in Muzza, vedeva tutti i defunti intorno all'altare. Oppure per i teologi qui, Adrian Fosteier, amica del teologo, che era protestante e si fece cattolica perché vedeva tutti i defunti quando c'era la messa. La potenza della messa, la potenza dell'Eucaristia, la potenza di Gesù vivo. Seguono l'agnello dovunque va, e quindi ecco qui l'agnello, ecco qui i nostri defunti, mio padre, mia madre, mia nonna, i miei amici, tutto qua, una fonte che c'è. E cosa ha detto il Papa ieri a Genova? Cosa ha detto? È inutile che facciamo tutte queste preghiere, fate adorazione, lasciatevi guardare da Gesù. Me l'avesse mangiato. Lasciatevi guardare da Gesù in silenzio. Noi viviamo in un tempo in cui abbiamo paura del silenzio e riempiamo i vuoti di parole, di scemonetaggine, di chiacchiera. Il Papa ha detto lasciatevi guardare da Gesù. Ecco allora, qui in questa messa, adesso, quando c'è la consacrazione, anziché chinare la testa, se io vi alzo l'ostia, vi alzo Gesù, perché ce l'avete a tagliare? No, tutti là, adesso un pozzone. Guardiamo Gesù e lasciamoci guardare da Gesù. E oggi tua madre, tuo padre, anzi Rosetta, ti guarderà qui, dice, dale a me figlio. Vuoi farti guardare dai tuoi? Vai a messa. Sembra un discorso di populismo per cercare di portare i clienti in chiesa. No, vai e lasciati guardare. Ecco, e se tu credi che tuo padre, che tua madre è viva, tutta l'eredità passa a te. Tutta l'eredità spirituale. Noi guardiamo sempre l'albero genealogico al negativo, ed è vero, perché purtroppo tante situazioni si ripetono, è inutile, si ripetono. Io adesso, facendo questo studio di generazione in generazione, a Chiana, a Chiana, a Chiana, e vedi tante cose che si ripetono nelle vite. Qualcuno li deve bloccare, qualcuno siamo noi, voi che avete figli, voi che avete nipoti, voi che avete pronipoti, per chiudere le situazioni, siamo noi, attraverso la preghiera. Ma io ho capito che la preghiera non basta. Il Signore poi ci metterà davanti delle situazioni analoghe addirittura di 2400 anni fa. Dice, ma com'è possibile? 2400 anni fa, e qualcuno li deve chiudere. Tu più preghi per l'albero genealogico, più il Signore ti dà delle situazioni. Tu ci preghi, oggi ci preghiamo, però non finisce qui. Ite missa est, la messa inizia dopo, e allora lì dopo noi avremo delle occasioni di vita dove noi ripareremo. La riparazione è un evento, un'azione contraria a quella, un'azione di male c'ha un'azione di bene, e quindi chiudi la partita, hai fatto il condono, e i tuoi figli, i tuoi nipoti vivranno una vita senza questa eredità negativa. Noi siamo la benedizione della nostra famiglia. Noi siamo la benedizione. E soprattutto poi, guardate, la bellezza di sentire vicino i propri cari, perché poi sempre tu senti
che ti manca qualche cosa, specialmente nei rapporti primari, dei genitori, delle persone che hai amate, e allora entri in un mondo, entri, che è il mondo dello spirito, il mondo dello spirito che coesiste con noi, dove noi entriamo nell'altra stanza, nell'altra realtà. E il cristiano è il mistico che passa da una stanza all'altra, dalla stanza visibile e dalla stanza invisibile. E quindi il cristiano, la vera persona dello spirito, è quella che vive le due realtà. Le due realtà, anche se a volte uno si può anche confondere, ma questa è la bellezza. E qui nasce la gioia, la pace, la benedizione, entra tutto. Questo per quanto riguarda la prima lettura. Ma la festa dell'Ascensione, ecco, Gesù diede, questo è importante pure, disse, siamo nel Vangelo di Matteo, dove c'è la finale, io sono con voi sino alla fine dei tempi. E nei monasteri giapponesi di cristiani, oggi si ripete questa parola, Nichi Nichi Kore Konichi, è in giapponese, Nichi Nichi Kore Konichi, che significa io sono con voi sempre sino alla fine del mondo. Loro abbreviano. E sapete che in Giappone e in Cina non c'è la scrittura corsiva come noi, loro hanno gli ideogrammi. E l'ideogramma per dire io sono con voi sempre è una mamma che tiene un bambino in braccio. E a me piace tanto questo ideogramma, e così come lo hanno portato nella cultura del Sollevante, dove ci sono anche i missionari del Sacro Cuore. In Giappone c'è una provincia, la provincia giapponese. Io mi ricordo ai tempi, quando studiavo spiritualità a Roma, c'era un prete, Sadami, che addirittura dal Sollevante venne a Roma per studiare e raccontava come il cristianesimo, il messaggio di Gesù, quando dice tu parli di Gesù in automatico, è una calamita, perché Gesù è vivo, al di là di qualcosa che possiamo dire. Nici nici core conici, quindi questo stare e io sono con voi significa che noi viviamo tra le braccia di Gesù, in braccio, come una mamma tiene il suo figlio, o come una nonna tiene il suo nipotino in braccio, che lo tiene meglio di una mamma, attenzione, e i nonne tengono meglio la mamma, perché le mamme sono così, anche voi siete state mamme, le mamme sono un pochettino, poi se la nonna più puro, piglio, pensiglio, carezza, viene in casa con mio, è così. Così siamo noi, questo significa sono con voi. Però l'angelo disse alle donne, andate in Galilea lì nel monte che... Ma quale monte? Non è il monte, non è citato, non è citato il monte, però c'è un monte solo nel Vangelo di Matteo ed è il monte delle beatitudini, il monte della felicità. Ma beatitudine è più di felicità, sì, beatitudine è la felicità da Dio. Ecco, la signora Nicoletta con un urlo ha detto da Dio, anche Aristide dice da Dio è una felicità maggiore, una beatitudine. Questo monte è l'unico monte citato. E l'angelo dice alle donne, se volete vedere Gesù risorto dovete andare in quel monte. Adesso questo non significa che dobbiamo andare con Don Francesco a fare un pellegrinaggio al Monte delle Beatitudini, prima o poi ci andremo quando il Signore vorrà, ovvero quando vorremo noi, perché il Signore vuole quello che vogliamo noi, ma chi ci mettiamo là? Per vedere Gesù risorto anche noi dobbiamo collocarci all'interno della felicità. Mi dispiace dirvelo, mi dispiace, perché tutti vorremmo essere flagellati, torturati, vorremmo qualche sacrificio in più, che magari qualche digiuno in più che ci aiuterebbe nella prova costume a Santa Teresa Riva, che bandiera blu, e quindi vorremmo fare qualche cosa,
Purtroppo no, purtroppo. Se vogliamo vedere Gesù risorto, attenzione, Gesù risorto, perché Gesù sofferente, tutto insanguinato, e attenzione, quando mi mandate queste poste, Gesù con gli occhi fuori, tutto insanguinato, tutto, mi cancello, perché siamo ipocriti in questo. Un parrino che ora sta con me a Roma, e mi mandava sempre su Gesù insanguinato, disse: ma vuoi mandare una fotografia tua quando sei malato? Perché tutti noi mettiamoci Gesù tutti sofferenti, piagati, con l'occhio, c'è uno con l'occhio fuori addirittura, mamma mia, mi viene cancere. Allora, ma tu a tuo nipote, a tuo figlio, ci fai la fotografia quando sta male? No, quando sta bella, che meglio. La signora Maria mi faceva vedere stamattina, dopo che gli ho detto che le nonne mi tormentano, quando fanno vedere le nipote, se ti do un telefono, mi fai pure un video. Peggio, vedi chi c'è il luogo? È inutile, non c'è sordo di chi non vuol sentire. Le nonne sono indistruttibili. Cioè, ti ammazzano, a verità, dice, a verità. Comunque, però ti fai vedere il bambino quanto è bello, non quando ha la fieve, è tutto malato. È così con Gesù. Se noi amiamo Gesù, vediamolo risorto, bello, con la faccia. Ecco perché Gesù, attenzione, il Sacro Cuore, che sono andato a vedere l'originale Sacro Cuore che sta a Roma, una calamita, non poteva filmare. Gesù al Sacro Cuore dice, questa, dove c'è questa immagine, il più bello, e a Santa Margherita, a Santa Faustina Kowalska, la misericordia, ecco qui, risorto. Ma non vi dice niente questo che Gesù dà queste immagini dove lui sta bene e ancora continuiamo a vivere con l'occhio sfregiato? Questo denota una mancanza di maturità e di fede, perché se vogliamo vedere Gesù risorto, purtroppo dobbiamo essere felici. Chi sta zitta? Non c'è altro. Se ti vuoi collocare, se vuoi vedere questo risorto, gli angeli dicono andate al monte. E salgono al monte, vedono Gesù e lo adorano. Però dubitavano. Ma di che cosa dubitano? Gli undici andarono sul monte che Gesù aveva loro indicato. Non c'è nessun monte indicato. Quando lo videro si prostrarono, quindi lo riconoscono Signore, lo riconoscono Dio. Però dubitarono. E Gesù dice, mi è dato ogni potere in cielo e sulla terra, io lo do a voi. E cosa significa questo dubitare? Di che cosa dubitano? Perché loro lo adorano e quindi lo riconoscono Signore. Dubitano, ecco, del cammino della croce. Quando nel Vangelo una parola è scritta due volte, i due eventi sono in collegamento. La parola dubitare la ritroviamo sempre nel Vangelo di Matteo a proposito di Gesù e Pietro. Quando Gesù di notte va verso la barca e c'è tempesta, no? Come ieri sera che si vedeva bellissimo il mare, c'era tempesta e allora vedono arrivare Gesù che cammina sulle acque. Per gli ebrei le acque sono il deposito dove abita Satana, quindi Gesù ci camminava sopra e allora, Signore, se sei tu, di che io possa venire con te, vieni. E allora Pietro scende dalla barca e comincia a camminare, però c'era maltempo, c'erano le onde che gli andavano contro, c'era il vento e allora glu 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 stava affondando. Signore salvami! E Gesù gli dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora il dubbio che loro hanno
Non è che Gesù sia risorto, lo vedono lì. Non è che Gesù sia il Signore, lo vedono lì, lo adorano. Il dubbio è se noi riusciamo ad attraversare, ad arrivare, e la via per arrivare è la via della croce, che non significa la malattia. La parola croce nel Nuovo Testamento si trova scritta 73 volte e manco una volta è legata ad una malattia o ad una sofferenza, ma la croce è la difficoltà, la maledizione del potere. Gesù dice: mi è stato dato ogni potere, ogni potere, e lui ha avuto il potere perché è passato attraverso la croce. E il diavolo cosa gli aveva detto a Gesù? Devi tutti questi regni di questo mondo? Tutta mia, tutta mia. Se tu mi adori, io te li darò. Gesù non lo adora. Adorare Satana significa adorare il potere, esercitare il potere. E attenzione, il potere non è soltanto quello del G7 che ieri sera hanno fatto Beva Maria, di Trump, della May, del Gentiloni, meschino la stanno voluire. E questo non è il potere. Il potere che tu c'hai la moglie nei confronti del marito, del prete che c'ha nei confronti della comunità, e del direttore che c'ha nei confronti del... del direttore che c'ha nei confronti dei colleghi. Quando tu eserciti un potere, adori Satana e il Signore te ne va, perché io non sono venuto per essere servito ma per servire. E allora dubitano, dice: ma noi ci riusciremo a fare questo? Sì, noi ci possiamo riuscire con Gesù. Nici, nici, core conici. Se Gesù ci tiene in braccio, noi saremo capaci di rifiutare il potere. Potere bello, dicevo ieri allo zio Angelo che mi portava in macchina, che adesso è chiuso un certo piccolo potere, Italia e Brasile, e alcune cose, sa farla così, tu dico io, cioè nel senso che tu già cominci a fare alcune cose, perché, e questo lo puoi usare in senso buono per fare delle cose bene. Mi diceva bello in macchina, dice: noi dobbiamo fare sempre il bene, non pareva mia pace. Oh, dicevo papà, ma sì, secondo me lo diceva. Dobbiamo fare sempre il bene, sempre il bene. Ecco, allora noi possiamo usare una carica, un ruolo che abbiamo per fare il bene, ma attenzione, la linea di confine è sottilissima. Possiamo poi abituarci e quindi sopraffare, quello che non ha fatto Gesù. Ecco, allora, dubitavano, ma ci riusciremo? Ecco, noi possiamo riuscirci. E attenzione, questo del dubitare, e noi dobbiamo scendere dalle nostre barche. Questa è sempre un'immagine che ha fatto la svolta nella mia vita, e quando doveva, c'era sta carica, questa cosa, e che il Signore disse: è inutile che siamo nelle nostre barchette, perché molte volte noi siamo lì al sicuro. Ecco la preghiera per i preti, ma non soltanto per i preti. Che ora sono, finiamo, sì, posso, ultimi 5 minuti, perché è importante. E noi dobbiamo scendere, uscire dalle nostre tane, uscire, perché il Signore ci stana, perché vuole che noi andiamo a battezzare. Quando facciamo un battesimo, attenzione, nel battesimo dei vostri figli e dei vostri nipoti, c'è stato il battesimo, no? Battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, c'è stato un sacramento, un culto, però poi è tutto l'anno, battezzeranno il Spirito Santo e fuoco, tutta la vita, un padre è per sempre, un padre sarà sempre padre, inutile, e poi un padre campa 100 figli e 100 figli usano campare un padre, e così va a magia pure, vedete? Comunque, il padre è per sempre, battezzandole, allora il padre e la madre e noi faremo dei discepoli quando alle persone che incontriamo le battezziamo, cioè le facciamo sentire amate, perché Dio come fa a sentire, noi come facciamo a sentire l'amore di Dio? Attraverso di me, io. Attraverso di me io devo far sentire l'amore a Rossi,
l'amore a Mimmo, l'amore a Cettina e così via, perché noi siamo la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché tre sono le accezioni dell'amore. L'amore del Padre. Qua sento una canzone. Allora, l'amore del Padre è l'amore che previene. Io ti amo, punto e basta. Nessuno di noi ha chiesto di venire al mondo. Il Padre ci ha amati e noi siamo nati. L'amore del Figlio è quell'amore che si lascia amare sempre. No, no, basta, un'età fantasciata, fatto un miennio, tante volte. Gesù, oggi siamo venuti, tutti Gesù, Gesù, Gesù. Un mese siamo a posto. Dopo un mese torniamo e Gesù ci accoglierà lo stesso. L'amore è questo, l'amore ti accoglie sempre, è l'amore del Figlio. È l'amore dello Spirito Santo. L'amore dello Spirito Santo è un amore dentro. Il vero amore poi ce l'hai nel cuore, perché Padre, Figlio è l'amore gratuito e l'amore grato, e poi c'è un amore che è effusivo. Vedi, qui ci sono questi due miei cugini che io senza fare tanto il profeta, se leggo nel cuore di Mimmo, ci trovo Claudia, Giuseppe, Mattia e Salvatore, per i primi, poi sono chi era, poi, ecco, l'amore interiore è dentro di noi, oggi, e ho chiuso, oggi noi, tutte le benedizioni che stiamo prendendo in questa messa si estenderanno a tutte le persone che abitano il nostro cuore nel presente e a tutte le generazioni passate. Quindi oggi è un giorno di grande gioia nella terra e nel cielo. Amen. Per questo diciamo ascoltaci, Signore.
Gesù, Giuseppe e Maria, prega per noi e per il mondo intero. Grazie. Noi ti preghiamo. Per la guarigione totale di Rino, Giuseppe, Alfredo, Giovanni e Lucia, ti prego per il dono della maternità di tutte le coppie che lo desiderano, compresa me e Rino, per tutta la mia famiglia, per i miei nipoti, affinché crescono in amore e santità. Noi ti preghiamo. Madonna del Tindari, che da sempre sei venuta nella nostra famiglia, proteggici nel nostro cammino terreno, donandoci salute e felicità. Per questo diciamo. Vorrei riuscire a perdonare chi ha sbagliato tanto con me. Per questo ti preghiamo, ascoltaci. Signore Gesù, ti ringrazio per le grazie che mi hai concesso. Ti chiedo il dono della maternità. Grazie Gesù, lode te, Signore. Grazie Gesù per la gravidanza di mia figlia Francesca. Io so che a te niente è impossibile. Metto nelle tue mani tutte le persone che mi fanno del male. Per questo ti preghiamo. Per la salute di tutti i malati in ospedale e pace per il mondo. Per questo ti preghiamo. Signore, ti presento la mia anima, rendila pura e trasformala come a te. E grazie, Gesù, gentile. Maria, Regina del Tindari, intercedi per noi peccatori, per la pace nel mondo e la conversione. Per questo noi ti preghiamo. Gesù, ti prego, aiuta le persone che soffrono e per quelle che hanno bisogno di lavorare. Grazie Gesù, per questo ti preghiamo. Ti presento. Signore, metti ordine e guarigione nelle nostre menti, nelle nostre anime, nel nostro cuore e nei nostri corpi. Vogliamo essere felici e pieni di benedizioni nella nostra vita, nelle nostre famiglie e soprattutto nei nostri lavori, che siano ricchi e fecondi. Per questo diciamo grazie, Padre, ascoltaci. E raccomandiamo tutti i nostri cari defunti, Concetta nel 20° anno, Mino 11° mese, Stefania 2° mese, Carmela, Filippo, e per tutti i nostri parenti, amici, benefattori, familiari e tutte le persone che sono legate alla nostra vita. Preghiamo. Ti presentiamo, Signore, anche tutte le intenzioni che portiamo nel cuore. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Nostra Signora del Sacro Cuore. Qui ho sentito pure Madonna del Tindari. Te lo chiediamo anche per l'intercessione di Enrico Venius, missionario del Sacro Cuore. E te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Thank you.
Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo tra il coro festoso degli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora eterna, per darci la serena fiducia che dove è Lui capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli, dei santi, di Nostra Signora, del venerabile Enrico Verius, cantiamo l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui consacrata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato istituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione: Concetta, Nino, Stefania, Carmela, Filippo e tutti i nostri cari, che affidiamo alla tua clemenza, a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come fratelli e sorelle ci rivolgiamo a Dio dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e liberi da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità in pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Gesù risorto per due volte ripete la parola Shalom, che significa pace, ma per gli ebrei significa anche felicità. Quindi oggi scambiamoci questo segno di pace e questo messaggio di shalom, di felicità, arrivi nello spazio-tempo a tutti. Scambiamoci il segno della pace. Shalom. Thank you.
siamo felici noi invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Oh Signore, non sono degno di lasciare la promessa, ma di soltanto una parola io sarò salvata. Per ricevere la Santa Comunione ci saranno due file qui davanti e una terza fila si farà al centro della chiesa. Riceveremo la comunione sotto le due specie, quindi non stendete le mani. Grazie.